Eccoci ancora una volta insieme, questo tempo di coronavirus. Abbiamo però la gioia di raccoglierci intorno alla parola di Dio. Siamo nel nostro luogo di culto che usiamo per le nostre riunioni, per i nostri incontri con la Chiesa, ma è vuoto, come previsto dalla normativa in atto. La nostra preghiera è però che il Signore non ci faccia mancare mai la sua parola ai nostri cuori, ed ecco perché siamo qui in questo luogo a registrare, non ci sono altri. Noi però sappiamo che il Signore dove dei cuori lo invocano, e quindi subito vogliamo rivolgere la nostra preghiera al Signore. Padre, ti lodiamo per Gesù e ti ringraziamo. Preghiamo che tu possa benedire questo nostro incontro. Fai che la tua parola e i canti, ogni cosa che sarà fatta sia guidata e benedetta da te. Il tuo Santo Spirito possa raggiungere ogni amico o amico che si trova in difficoltà, e vogliamo pregare per gli infermi, gli ammalati di questo problema che stiamo avendo, del coronavirus, ma noi preghiamo per le tante sofferenze del mondo, perché non c'è solo questo problema. Noi domandiamo, tocca con la tua mano, stendi Signore la tua mano, fai che Gesù metta la sua mano sopra ogni malato, ogni infermo, ogni persona in difficoltà. Vogliamo, desideriamo, anneliamo vedere la fine di tutto questo, e quindi ancora una volta imploriamo il tuo aiuto, il tuo sostegno, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. E adesso vogliamo ascoltare un inno cristiano, e nel seguire vogliamo fare attenzione, come se fossimo nel nostro luogo di culto ad ascoltare come al solito. Non andate via, tra qualche istante poi riprenderemo. Yeah.
Eccoci di nuovo insieme, siamo qui nel luogo di culto vuoto, ma con la gioia nel cuore di poterci incontrare con la parola di Dio. Abbiamo ascoltato l'inno, ovviamente era registrato a motivo del fatto che non ci si può riunire e non possiamo avere distanze così ravvicinate come nell'esecuzione degli inni, dei canti che facciamo. Certamente però la parola di Dio è potente di raggiungerci in un istante solo. È scritto in qualche posto della Bibbia: la sua parola corre velocissima, e quindi siamo convinti che da questo momento in poi questa parola che verrà predicata in un baleno raggiungerà i nostri cuori e sarà la nostra benedizione. Leggo in Secondo Cronache 6:28 in poi: quando il paese sarà invaso dalla carestia o dalla peste, dalla ruggine o dal carbone, dalle locuste o dai bruchi, quando il nemico assiederà il tuo popolo nel suo paese, nelle sue città, quando scoppierà qualsiasi flagello o epidemia, ogni preghiera, ogni supplica che ti sarà rivolta da un individuo o dall'intero tuo popolo di Israele, quando ciascuno avrà riconosciuto la sua piaga, il suo dolore, stenderà le sue mani verso questa casa, tu esaudiscila dal cielo, dal luogo della tua dimora, e perdona, rendi a ciascuno secondo le sue vie. Tu che conosci il cuore di ognuno, tu solo infatti conosci il cuore dei figli degli uomini. È subito evidente, pensare, normale, spontaneo, che mentre il mondo combatte contro la pandemia di Covid-19, il coronavirus, la Chiesa è chiamata a pregare. I credenti devono unirsi insieme e chiedere la guarigione del Paese. Le nostre Chiese sono unite da un programma di preghiera nazionale che ci vede riuniti in preghiera la mattina, e i vari gruppi delle varie comunità hanno poi dei programmi in proprio. Per esempio, le nostre credenti si riuniscono di pomeriggio virtualmente insieme per pregare, i social li aiutano a mettere all'ordine del giorno, per così dire, le richieste di preghiera e poi intercedono. Ognuno ha fatto e fa come può, ma certamente la strada è la preghiera. Abbiamo letto, ed è il nostro soggetto, quando scoppierà qualsiasi flagello o epidemia, ogni preghiera tu esaudiscila. Voglio subito dirvi che questo ci suggerisce, ci parla di una guarigione da ottenere. E ci sono delle guarigioni ottenute nella Bibbia che sono descritte come vere e proprie piaghe, epidemie, contagi, pandemie che Dio ha fermato in risposta alla preghiera. Nella preghiera di Salomone, quando dedicò il Tempio come casa di preghiera, era previsto anche l'intercessione per le epidemie. E infatti Salomone disse: quando chiuderò il cielo in modo che non ci sarà più pioggia, quando ordinerò alle locuste di divorare il paese, quando manderò la peste in mezzo al mio popolo, se il mio popolo, dice il Signore, e gli riferì, sul quale invocate il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia, si converte dalle sue vie malvagie, io lo esaudirò dal cielo. Tali promesse dovrebbero quindi incoraggiarci a pregare. Guarigioni da ottenere. Le guarigioni ottenute e descritte nell'Antico Testamento sono vere e proprie piaghe, piaghe che oggi sono definite malattie epidemiologiche come la peste, malattie infettive di origini batteriche. E ogni volta c'erano credenti però nel passato, nell'Antico Testamento, impegnati nella preghiera che fermavano tali epidemie. Tali esempi di uomini che pregarono sono di grande ispirazione e speranza per gli intercessori ancora oggi. Nel Nuovo Testamento le guarigioni ottenute sono descritte come calamità umane, più conseguenza delle proprie decisioni ed azioni. La vecchia regola dell'agricoltura vale anche nel regno dello spirito e nel regno naturale: quel che l'uomo avrà seminato, quello anche
raccoglierà. Paolo descrive il giudizio di Dio in Romani, al capitolo 1, nell'Epistola, come un processo in cui Dio permette all'uomo di continuare la propria via di depravazione e naturalmente alla fine ne raccoglierà le conseguenze. Leggo in Romani 1,28: siccome non si sono curati di conoscere Dio, Dio li ha abbandonati in balia della loro mente perversa, sì che facessero ciò che è sconveniente. Essi, pur conoscendo che secondo i decreti di Dio quelli che fanno tali cose sono degni di morte, non soltanto le fanno, ma anche approvano chi le commette. Ecco perché la Chiesa non sostiene certe cosiddette battaglie civili che sono il ribaltamento di ciò che Dio ha stabilito, di ciò che Dio ha decretato, ciò che Dio ha definito come giusto e ingiusto, come possibile e impossibile. Disastri come il Covid-19 possono essere conseguenza di azioni e decisioni piuttosto che un giudizio divino. Tutti sappiamo che la pratica di certe usanze, di certi modi di vivere, può produrre l'AIDS oppure malattie venere. Darsi all'alcol, divenire degli ubriaconi abituali, potrà portarci a problemi con il nostro fegato, e l'elenco è lungo e lo conosciamo e anche bene. La Chiesa, qualsiasi sia la causa, deve e può impegnarsi in una preghiera di intercessione con compassione per le persone colpite, per le persone sane, per le persone bisognose. Naturalmente, come sempre, anche in questi momenti difficili, dire che bisogna intercedere e pregare va fatto con attenzione. Ci sono i falsi e i veri intercessori. Il profeta Geremia parlava di falsi intercessori già dal suo tempo. Se sono profeti e la parola del Signore è con loro, egli disse: intercedano ora presso il Signore degli eserciti, perché gli arredi rimasti nella casa del Signore, nella casa del Re, in Gerusalemme, non vadano a Babilonia. Essi dicevano che certamente non sarebbe avvenuto, e invece successe. I veri intercessori sono di un altro tipo, di un'altra maniera, non sono profeti di sventura, ma neanche predicatori di successo ad ogni costo che chiudono gli occhi davanti alla realtà. I veri intercessori del Nuovo Testamento sono ben descritti. Paolo dice: voglio prima di ogni altra cosa, ricordando la missione della Chiesa che deve essere casa di preghiera, casa d'orazione, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini. Non dobbiamo angustiarci di nulla, dice la Bibbia, ma in ogni cosa far conoscere le nostre richieste a Dio, e certamente se noi lo faremo presentando preghiere, suppliche, il Signore ci esaudirà. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai credenti che erano in Roma, li esortava a combattere con lui nelle preghiere. È importante che ci siano degli intercessori. È importante che ci siano credenti che si impegnino a pregare col cuore, perché Dio possa bloccare il coronavirus. Quando scoppierà qualsiasi flagello o epidemia, ogni preghiera che ti sarà rivolta, tu esaudiscila. Ci parla inoltre di una liberazione richiesta. È una liberazione descritta nell'Antico Testamento e che Dio diede. Ci sono almeno 9 casi specifici di piaghe, una prova esplicita del giudizio di Dio. Ma sempre Dio rispose alle preghiere di intercessione. E anzi, spesso Dio si mosse a pietà e non le mandò. Aveva detto all'Egitto, al Faraone, che se non obbedivano gli avrebbe mandato la peste. Ma sentite come poi Mosè dirà:
Se io avessi, dice il Signore, stesa la mia mano e avessi percosso di peste te, Faraone, e il tuo popolo, tu saresti stato sterminato dalla terra. E dunque, nonostante la minaccia di questo giudizio, 10 piaghe vennero in Egitto, ma non venne questa qua. E una delle piaghe che venne furono le cavallette che salirono su tutto il paese d'Egitto e su tutta la sua estensione. Il Faraone fu allora che disse: io ho peccato contro il Signore, il vostro Dio, e contro voi. Supplicate il Signore perché almeno allontani da me questo flagello mortale. Come vedete, abbiamo la certezza, la sicurezza che Dio può rispondere alle preghiere se dei validi, veri intercessori lo richiedono. Ci fu anche una preghiera di intercessione durante la peste che derivava dall'aver costruito, formato un vitello d'oro, e fu fatta questa preghiera: perdona ora il loro peccato, se no, disse Mosè, cancellami dal tuo libro che hai scritto. E il Signore colpì il popolo perché esso era l'autore del vitello che Aaron aveva fatto. Dio non colpisce chi non ha fatto nulla, ma giudicò coloro che ne erano i protagonisti. Il Signore più volte ha trovato intercessori, per esempio Aaron, per fermare la peste che distruggeva gli israeliti, che si lamentarono di Dio e delle sue guide spirituali. Se la presero con Mosè, con Aaron, per le difficoltà che incontravano nell'Esodo. Mosè allora disse ad Aaron: prendi il turibulo, l'incensiere, riempilo di fuoco preso dall'altare, mettici sopra dell'incenso, portalo in mezzo alla comunità e fa l'espiazione per loro, poiché l'ira del Signore è scoppiata e il flagello è già cominciato. E Aaron si fermò tra i vivi e i morti, e il flagello, la piaga, cessò. Importante è che questi intercessori che pregano per le piaghe, per i flagelli che accadono, insistano nella presenza del Signore. Fineas, nipote di Mosè, sacerdote del Signore, vide qualcuno che stava profanando il sacro accampamento del popolo di Dio, e con un'azione decisa egli andò e pose fine a quello scempio. La Bibbia dice: il flagello cessò tra i figli di Israele. Davide pregò e intercesse quando ci fu la peste, e costruì un altare al Signore, offrì olocausti e sacrifici di riconoscenza, e il Signore fu placato verso il paese e il flagello, altre versioni rendevano la piaga, altri ancora la calamità, cessò di infierire sul popolo. Questa liberazione ricevuta nell'Antico Testamento c'è anche ed è prevista nel Nuovo. Se la Chiesa intercede oggi, la Chiesa può fermare attraverso la preghiera la pandemia, e gli angeli del Signore saranno ancora strumenti di benedizione. Noi troviamo questi angeli come strumenti di giudizio nella cosiddetta grande tribolazione, ma in questo tempo di grazia che stiamo vivendo, gli angeli possono invece proteggerci. E il Salmo 91, in questi giorni riscoperto da tanti, dice: nessun male potrà colpirti, né piaga alcuna si accosterà alla tua tenda. Egli comanderà ai suoi angeli di proteggerti in tutte le sue vie. Quando scoppierà qualsiasi flagello o epidemia, ogni preghiera che ti sarà rivolta tu esaudiscila. Ci parla inoltre della preghiera a nostro aiuto. La preghiera a nostro aiuto attraverso la fede, che è più contagiosa del panico. Sì, è così. San Giacomo dice: chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita rassomiglia a un'onda del mare agitato dal vento e spinta qua e là. E io vi ricordo che ci sono uomini che sembrano proprio persone spinte dal vento. Ogni nuovo vento strano di dottrina li affascina
e si lasciano prendere la mano da tutto ciò che viene detto. Vi invitiamo e vi esortiamo a non ritenere come giusta qualsiasi cosa sentirete in questi giorni dal web. Non è detto che perché sta là è vero. Esaminiamo le scritture, confrontiamoci con esse, dice Isaia 8:20, alla legge, alla testimonianza, se il popolo non parla così non ci sarà per lui alcuna aurora. La preghiera è un nostro aiuto attraverso la dichiarazione dell'autorità scritturale e delle sue chiavi. Vi ricordo che Gesù ci ha insegnato a fare questo, usare la parola di Dio come chiavi. Egli disse al tentatore che lo tentava, sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Io desidero dirvi che abbiamo nelle mani una dichiarazione di autorità scritturale che possiamo usare contro i nemici che stiamo avendo in questi giorni. Noi possiamo dire al male che ci avversa, sta scritto. Presto verrà il giorno in cui si dirà, ora è venuta la salvezza e la potenza, il regno del nostro Dio e il potere del suo Cristo, perché è stato gettato giù l'accusatore, ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello. E dunque abbiamo le chiavi della parola di Dio per chiudere ed aprire certe difficoltà, certi momenti difficili, e questo è certamente un momento difficile. La preghiera è il nostro aiuto, resistendo al virus come siamo chiamati a resistere al diavolo. Continuiamo a pregare, eleviamo le nostre preghiere al cielo. Il Signore risponderà certamente, perché è scritto, sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Se noi insisteremo, il Signore potrà mettere in fuga questo virus. Resisti al tentativo del nemico di destabilizzare le nazioni, resisti al tentativo del nemico di causare il panico, il collasso economico, il disordine sociale, l'anarchia, la violenza, il caos attraverso il coronavirus. Ma pastore, stiamo pregando un po' tutti nel mondo e il Signore sembra non risponderci. A Daniele fu detto da un angelo, non temere Daniele, io sono venuto a motivo delle tue parole, ma il capo del regno di Persia mi ha resistito 21 giorni. Però Michele, uno dei primi capi, è venuto in mio soccorso. Vedete, ci sono delle battaglie spirituali cosmiche. Attorno a noi, nei luoghi celesti, ci sono dei combattimenti spirituali. Noi preghiamo e gli angeli del Signore sono mandati a soccorrerci. Ci sono a volte dei combattimenti, ma la buona notizia è che certamente accadrà che il nome del Signore sarà vincitore. E quando l'avversario verrà come una fiumana, è scritto, lo Spirito dell'Eterno in fuga lo metterà. La preghiera è nostro aiuto attraverso la resistenza al virus come al diavolo, avendo compassione per tutti quelli che in questi giorni sono colpiti e che cercano la misericordia di Dio. Disse uno, per la precisione, il più giovane dei visitatori di Giobbe, si chiamava Eliù, ma Dio libera l'afflitto mediante l'afflizione e gli apre gli orecchi mediante la sventura. Io vorrei dirvi che le afflizioni possono essere il modo in cui Dio poi ci libera, e le afflizioni come quella che stiamo vivendo possono essere il modo di Dio per aprirci gli orecchi mediante la sventura. Persone che hanno sempre detto Dio, e dov'è Dio? Io conosco solo un Dio, me stesso e il mio impegno lavorativo. Oggi invece dicono occorre qualcosa in più della scienza medica, occorre qualcosa in più della distanza sociale, il famoso metro o due di lontananza gli uni dagli altri, occorre qualcosa in più delle mascherine, perché altri che l'hanno usata lo stesso sono stati colpiti, pur restando importante l'uso di essa. E allora, pastore Davide, e allora dobbiamo pregare, 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 che il Signore ci dia la vittoria, perché ha detto quando scoppierà qualsiasi flagello o epidemia, ogni preghiera che ti sarà rivolta tu esaudiscila.
Dobbiamo pregare per i più vulnerabili, gli anziani, i malati, i bambini, il personale medico, gli infermieri, gli OSS, il personale sanitario. Dobbiamo pregare per le autorità, che il Signore gli dia i giusti provvedimenti da prendere. La Bibbia dice pregare per i re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta, in tutta pietà e dignità. Dio vuole che noi abbiamo un tipo di vita in questo modo. In quel giorno è scritto nella Bibbia: alzerà la voce e dirà: io non sarò vostro medico, nella mia casa non c'è pane né mantello, non fatemi capo del popolo. Vedete, il profeta previde giorni in cui alcuni avrebbero rifiutato di fare i medici. Grazie a Dio nella nostra nazione stanno lavorando sodo e molti di loro sono anche morti, ma ci sono persone che è previsto potrebbero fare un passo indietro. Il profeta Geremia, famoso profeta del pianto, disse: non c'è balsamo in Galad, non c'è laggiù nessun medico, perché dunque la piaga della figlia del mio popolo non è stata medicata? Noi siamo così onorati di avere dei medici che si stanno adoperando per fermare questa piaga, ma sempre vogliamo ricordare di pregare, pregare, pregare per loro, per noi, per fermare il coronavirus. Quando scoppierà qualsiasi flagello, epidemia, ogni preghiera che ti sarà rivolta, Signore, tu esaudiscila. E abbiamo considerato la guarigione ottenuta, la liberazione richiesta, la preghiera al nostro aiuto, perché Dio ha detto: sei il mio popolo, sul quale ho invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia e si converte dalle sue mie malvagie, io lo esaudirò dal cielo, gli perdonerò i suoi peccati e guarirò il suo paese. Vogliamo ascoltare quest'inno, Se il mio popolo, e poi preghiamo. Thank you.
Preghiamo insieme. Padre, ti ringraziamo per Gesù, ti lodiamo per la tua parola. Essa sia non solo un balsamo al nostro cuore, ma un incentivo perché tanti intercessori nella nostra nazione e nel mondo intero, veri intercessori fondati sulla tua parola e sulla verità biblica, possano elevare la propria preghiera al cielo. E noi con loro oggi ti imploriamo e insieme al tuo popolo di qualsiasi luogo eleviamo a te questa nostra preghiera. Ferma questo flagello, ferma questa pandemia, ferma il coronavirus. Dacci libertà di tornare alla nostra vita sociale, lavorativa, ecclesiale, cristiana, di poterci riunire insieme nella gioia dei culti che abbiamo di poter offrire a te. Nel pregarti per tutto questo e in tutto questo intercediamo anche, Signore, aiutaci a capire, comprendere, accettare e praticare quel che tu ci hai voluto insegnare permettendo tutto questo. Certamente tu sei il padre del bene e non del male, ma permetti certe prove affinché noi gridiamo a te. Oggi noi gridiamo a te che tutto questo si fermi e che tu doni liberazione nel nome di Gesù, benedetto in eterno.